Benvenuti al nostro ottavo tutorial sull'utilizzo di base di Ubuntu. Oggi andremo a vedere come Ubuntu si mette in relazione con il mondo di Internet. Abbiamo visto ieri come si utilizzano i programmi riguardanti la suite Office di Ubuntu. Quindi mi pare logico che se dobbiamo andare a fare una ricerca e quindi poi stampare un intero documento, avremo bisogno anche di utilizzare Internet. Una cosa molto importante da dire è che il mondo di Internet ed Ubuntu praticamente vanno a braccetto, in quanto se non avete una buona connessione a Internet, diciamo che è quasi inutile andare a installare questo sistema operativo, in quanto molti programmi che possono essere installati gratuitamente vengono proprio installati scaricandoli da Internet nel momento in cui ci servono. Per cui vediamo subito che avviando la Dash abbiamo a che fare con, in questo caso, Google Chrome e Thunderbird, ma di default i programmi maggiormente votati ad internet in Ubuntu 11.10 di default sono il Firefox e Thunderbird, per cui andiamo a vedere come utilizzare Firefox. Firefox lo si usa, cioè vi è la stessa versione sia per Windows che per Linux Ubuntu per quanto mi riguarda, di Firefox avrete sempre installata l'ultima versione aggiornata, in quanto ogni volta che andrete a fare degli aggiornamenti del sistema, poiché abbiamo già i repository di Firefox installati al suo interno, avremo sempre a disposizione l'ultima versione di Firefox. Come già potete vedere, avviando il Firefox, la prima pagina che compare sono due pagine, di cui una sarebbe una pagina di ricerca dati su internet personalizzata di Firefox, l'altra invece è una pagina sulle condizioni di utilizzo di questo programma. Per andare ad effettuare queste modifiche, eventualmente per andare a cambiare la pagina iniziale o per andare a impostare, che so, che quando chiudiamo il Firefox poi si riapra visualizzando di nuovo le ultime finestre che avevamo visitato, basta andare sulla barra in alto e andare su Modifica e poi su Preferenze. In questo modo sarete in grado di andare ad effettuare tutte le modifiche di cui parlavamo. La prima riguarda quando si avvia Firefox, mostra le finestre o le schede dell'ultima sessione di lavoro. La seconda è pagina iniziale, quindi come impostare una pagina iniziale. Io ho scelto Google e poi eventualmente di andare a dire a Firefox dove andare a salvare i nostri dati, quindi o nella cartella di default che è download, oppure tramite il tasto sfoglio spostarci e scegliere un'altra cartella per il download. Questo è, diciamo, un utilizzo veloce di Firefox. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare la barra dei segnalibri, e questo basta andare su Visualizza e eventualmente selezionare o deselezionare le barre che volete visualizzare. L'unica cosa che cambierà sarà un'interfaccia un po' più snella e quindi più arida da dedicare alle pagine internet, oppure meno arida da dedicare alle pagine internet, che però io trovo più utile in quanto si ha subito la possibilità di accedere in modo rapido ad alcuni siti, diciamo, messi tra i preferiti. La possibilità eventualmente di creare un diverso numero di cartelle, quindi di andare a visualizzare più pagine contemporaneamente, e ad esempio svolgere una ricerca. Nel frattempo carichiamo la pagina del forum di Ubuntu e una volta che sarà pronta andiamo poi a visualizzarla, oppure la possibilità di andare sul market e così via. La prima opzione che abbiamo impostato ci permetterà, nel momento in cui andiamo a chiudere Firefox e riaprirlo, ci permetterà di riavviare anche tutte le ultime pagine, quindi le ultime schede in questo caso che avevamo visualizzato. Basterà semplicemente aspettare che la pagina venga caricata, ma questo dipende dalla vostra connessione a internet.
Ancora, dicevo che solitamente di Firefox si ha sempre l'ultima versione installata, perché andando a fare gli aggiornamenti ci ritroveremo sempre l'ultima versione disponibile installata nei repositori di Ubuntu. Quindi non preoccupatevi della versione di Firefox che state utilizzando. Possiamo essere portati anche a scegliere eventualmente, come nel mio caso, Google Chrome. Allora, per installare Google Chrome purtroppo non basta andare su Ubuntu Software Center, perché su un'installazione pulita di Ubuntu non compaiono i repository di Google Chrome, quindi non potrete installarlo. Allora, per installare Google Chrome basterà andare su Google o comunque sulla barra degli indirizzi di Firefox e digitare la parola appunto Google Chrome. In questo momento siamo stati portati in una pagina dal quale scaricare Google Chrome, e al solito dobbiamo scaricare il nostro file .deb, per cui scegliamo la versione italiana, scarica Google Chrome e sempre per quanto riguarda il mio sistema io scelgo la versione 64 bit e poi vado su accetta e installa. Dopodiché verrà scaricato il pacchetto. Una volta scaricato il pacchetto, accedere nella cartella scaricati, tasto destro, e avvia questo file utilizzando Ubuntu Software Center e poi procedere all'installazione. Ancora, in Firefox abbiamo la possibilità di avere, tramite i componenti aggiuntivi, un browser per andare su internet molto personalizzato. Oltre a questo, c'è anche da dire che grazie alla sua alta versabilità e alle sue prestazioni, che vanno sempre migliorando di versione in versione, Firefox è veramente uno dei programmi da scegliere per andare su internet, sia se utilizzate Linux Ubuntu e quindi siete costretti ad utilizzare questo programma, sempre siete costretti tra virgolette, oppure se vi trovate su Windows, dove magari il programma di default dovrebbe essere Internet Explorer. Io consiglio comunque in generale di utilizzare Google Chrome o Firefox, che secondo me sono i migliori. Altre versioni di programmi ne esistono, ad esempio se andate sull'Ubuntu Software Center potete scaricare anche Opera ed installarlo, oppure eventualmente non lo trovate, fate una ricerca su internet e cercate il file.deb. Ancora si ha la possibilità di utilizzare Thunderbird. Thunderbird, un attimo. Allora, per utilizzare Thunderbird basta semplicemente avviarlo, e questa diciamo è la pagina iniziale. Trovate tanti forum ai quali sono iscritto, e in generale basterà semplicemente inserire un nuovo account andando semplicemente nella barra qua in alto, andare su File e digitare Nuovo, cliccare su Nuovo e poi Account di posta. Comparirà questa procedura in cui potete inserire un nome, un indirizzo email e la password. Dopodiché andare su Continua e automaticamente verranno cercate, Thunderbird si configurerà per leggere la vostra posta su internet. Una volta che sarà configurato, compariranno in questa zona qui in basso i dati di configurazione, e ancora una volta basterà fare o continuo ok affinché vi possiate ritrovare quasi immediatamente tutta la vostra posta scaricata sul vostro computer, e potete cominciare ad utilizzare questo programma sia per ricevere email sia per scrivere nuove email. Infatti anche questo programma è altamente personalizzabile. Io infatti ho installato una plugin che si chiama Zindus, che mi permette di sincronizzare la rubrica di Thunderbird con la rubrica di Google, così da averle sempre aggiornate. Credetemi, per chi fa molto uso della rubrica di Google è veramente un ottimo plugin. Un altro modo con il quale Linux si interfaccia spesso con il web, al di là di questa barra sulla destra che vedete, che è stata una configurazione, un programma particolare che si chiama Conky, e mi serve per avere sotto controllo un po' tutte le funzioni del computer e previsioni meteo e anche la velocità di download o upload, abbiamo, andando sul tasto in alto a destra, il tasto di spegnimento, abbiamo l'aggiorna software. L'aggiorna software che praticamente
ci dà la possibilità o di aggiornare il software da noi manualmente, o se dimentichiamo a farlo, di tanto in tanto ci segnalerà la presenza di nuovo software disponibile per l'installazione. In generale, basterà andare su verifica e partirà una scansione di tutti gli aggiornamenti software che possono esistere nei vari repository. Una volta trovati gli aggiornamenti software e completata la procedura di aggiornamento, se ci sono nuovi aggiornamenti da andare a installare, compariranno in questa schermata centrale. Scusate. Altrimenti, se non ce ne sono, non comparirà niente, abbastanza logico. Dopodiché, se ci sono degli aggiornamenti, basterà andare su Installa aggiornamenti e, a meno che non siano aggiornamenti di sistema, non ci sarà nemmeno bisogno di ridigitare la password. Basterà semplicemente mandare avanti l'installazione e, perché no, magari muoverci noi all'interno del nostro sistema operativo andando a svolgere altre operazioni, quale ad esempio può essere la navigazione su internet e così via. Bene, attendiamo un attimo che finisca di fare eventualmente gli aggiornamenti. E come potete vedere, è scomparsa anche l'indicatore che ruota, che fa capire che c'è un processo in elaborazione, per cui la scansione è finita, non ci sono aggiornamenti. In questo momento io posso tranquillamente chiudere il gestore di aggiornamenti. Dicevamo ancora, internet è essenziale per Ubuntu e l'abbiamo visto sia per l'utilizzo di Ubuntu Software Center, quindi per l'installazione di nuovi software, sia per l'utilizzo normale di Ubuntu, sia per l'utilizzo di programmi come Thunderbird, sia per l'utilizzo di programmi come l'aggiornamento software. Ma diciamo che Ubuntu o comunque Linux si interfaccia così facilmente a internet, che mi permette anche, nel mio caso, esempio, di avere tra le cartelle della cartella home dei segnalibri per collegarmi direttamente ad internet. Come potete vedere, infatti, questi sono i file che ci sono all'interno del mio sito personale, vi ricordo www.alelinux.it, dove potete trovare tutti i tutorial che sto preparando, e praticamente mi permette di utilizzare questo cartella come se fosse una normale cartella del mio computer, e quindi di copiare e incollare dati al suo interno come se io stessi tranquillamente lavorando su una cartella del mio computer. Capite che questa è una grande comodità. Al di là di questo, diciamo che per l'utilizzo iniziale che interessa solitamente, utilizzare già Firefox è un'ottima cosa, in quanto potete sempre accedere a Google, che è il mio preferito, o a qualche altro motore di ricerca, per andare a scoprire nuove cose su questo sistema operativo. Quindi per il momento vi lascio. Che dirvi? Buona ricerca e buon utilizzo di internet su Ubuntu. A tutti, arrivederci al prossimo tutorial.